Si lavora allacremente per l'allestimento della Traviata, che sarà in scena il prossimo 7 dicembre al Teatro Comunale di Catanzaro alle ore 21. Intanto, nella Galleria Mancuso di Catanzaro è stato presentato ufficialmente il cast diretto dalla regista Tania Romeo, un vero e proprio red carpet per presentare il gruppo di giovani artisti, interpreti di grande talento, che hanno così sfilato con gli abiti dello stilista Giovanni Schimera, scelto per creare i costumi di questa Traviata davvero speciale. L'opera lirica più celebrata al mondo, infatti, sarà messa in scena da un cast giovane di bello aspetto e soprattutto interamente calabrese. Oltretutto, quella che andrà in scena il 7 dicembre prossimo sarà una versione della Traviata mai vista prima per il pubblico amante della lirica, pensata anche per chi si avvicina per la prima volta e vuole vivere questa straordinaria emozione. Due voci narranti racconteranno la storia di Violetta Valéry e Alfredo Germont. Due ballerini di danza classica danzeranno su brani musicali al posto del coro, sei cantanti lirici e l'orchestra Leonardo Vinci, diretta dal maestro Gianfranco Russo, eseguiranno le arie indimenticabili di Giuseppe Verdi. Tutto made in Calabria per questa versione della Traviata, già vincitrice del bando ministeriale. Una red carpet che ha trascinato il pubblico presente, giusto preludio al grande appuntamento di giovedì 7 dicembre alle ore 21 al Teatro Comunale di Catanzaro. Un'anteprima per l'appuntamento del 7 dicembre al Teatro Comunale di Catanzaro per questo allestimento della Traviata interamente fatto in Calabria con protagonisti calabresi. Sì, questo è il mio progetto da sempre, ho sempre lavorato sulle nostre risorse, credo che riqualificare il territorio e diciamo, utilizzare le nostre risorse umane sia un qualcosa che di dovuto alla nostra terra, la nostra terra che partorisce anche soprattutto dei talenti eccezionali come i nostri cantanti, come il nostro dirigente, come il nostro direttore d'orchestra, il maestro Cardace, tutte persone di uno spessore elevato e quindi credo che si debba assolutamente puntare su questo per valorizzare la propria terra. Io vi do appuntamento il 7 dicembre 2023 presso il Comunale di Catanzaro. Credo che questo progetto sia di aiuto a chi non conosce l'opera lirica ed è questo il senso, quindi la divulgazione di un qualcosa di ristretto per molto tempo appannaggio di una classe elitaria, presto sarà un qualcosa che di comprensibile e di fruibile anche alle nuove generazioni.